TV Castelverpiano oggi vi insegnerà a correggere il proprio testo. Come si fa a correggere il tema? È un grosso problema. Vediamo delle semplici istruzioni. Primo, sei andata a capo nel modo giusto? Secondo, c'è qualche H di troppo? O ne manca qualcuna? Hai usato i verbi in modo corretto? Quarto, hai messo la punteggiatura alle lettere maiuscole? Quinto, hai scritto in modo esatto le parole più difficili C o Q, C o C, N o N, le doppie? Sesto, gli apostrofi e gli accenti sono al posto giusto? Settimo, per ogni verbo è chiaro il soggetto? Ottavo, soggetti e verbi sono concordati? Nono, hai rispettato la concordanza di genere maschili e femminili e di numero singolari e plurali? Altri consigli sono controllare se scritto bene il discorso diretto e indiretto. Altri invece sono la L, la N e M, P e M, B. Ricordati di guardare quando una parola si divide e va a capo. Per esempio, la S vuole andare sempre a capo. Quando c'è il punto, qualche volta deve andare a capo. Scrivere sempre la maiuscola dopo al punto. Leggere sempre il testo. Quindi da TV Castelverpiano vi abbiamo presentato un video servizio sugli errori che si possono fare nel proprio testo e come correggerlo.